fine, nei minuti di recupero, il gol e vittoria dell'Ossia Mare che espugna Recanati, 1-0 il punteggio per i biancoviola di mister Carboni. Noi siamo con due dei grandi protagonisti di questa sfida, Pedone, autore del gol vittoria, e Giannini, protagonista di grandissime parate. Andiamo subito con Pedone, insomma, questa conclusione inestirata alla fine del match balza un risultato fondamentale in vista del ritorno a Ossia. Sì, è un risultato fondamentale che ci permette di giocare la gara di ritorno con un vantaggio importante, e sono contento per il gol perché ha portato il gol vittoria alla squadra e siamo contenti così, adesso ce la giochiamo fino alla fine ad Ossia. Gara difficile, con Giannini parliamo appunto di questo match, inizio un po' in sofferenza per l'Ossia Mare con due o tre occasioni per la Recanatese, poi l'Ossia Mare è uscita soprattutto nella ripresa, è arrivato alla fine questo gol vittoria, ma soprattutto due o tre parate importanti. Sì, buonasera a tutti, non conoscevamo l'avversario, era un'incognita chi andavamo a affrontare e... I primi 5 minuti siamo stati in difficoltà, ma subito dopo abbiamo preso le nostre misure, abbiamo preso le misure degli avversari e con un grande gioco palla a terra siamo riusciti a uscire noi e a fare un grande gioco e per fortuna a portare a casa nei minuti finali della partita. Senti, da portiere, più difficile la respinta su quel tiro da distanza ravvicinata oppure sempre su quella conclusione di testa bloccarla? No, io dico la prima, perché quella distanza ravvicinata, perché secondo me... La seconda parata inizialmente è stato un mio errore perché era una palla lenta dove poter uscire, poi per fortuna ho fatto la parata sul colpo di testa e è andata bene. Ci ha pensato Pedone con il quale vogliamo, prima di concludere, insomma, sabato alle 16, return match di questi quarti di finale, bisogna completare l'opera per volare a Viareggio, quindi naturalmente serve un altro grande sforzo. Sì, adesso ci ricarichiamo in questi due giorni e prepariamo la partita al meglio di sabato. Dobbiamo fare una battaglia come oggi e portare a casa la vittoria. Chiudiamo con una dedica. A chi il gol? La dedico ai compagni che ci meritiamo di andare avanti. Siamo qui dal 20 luglio e se lo meritano tutti. Complimenti a te, naturalmente complimenti a Flavio, forza Ossia Mare, in bocca al lupo per sabato. Forza.